Stai facendo merenda? E tu cosa mangi? Il riso? Alle 4 del pomeriggio quasi? Avevi tanta fame? Oggi ne hai mangiato poco, vero? Ok, allora finite di fare merenda, che poi io faccio un po' di fitness, di ginnastica, e poi usciamo e andiamo a fare la spesa, va bene? Mm? Ok, Ani? Ok, bimbe, non correte che vi fate male, cadete e vi spaccate un osso. Dove sei? Non dovete rincorrervi, attenzione! Ehi, sto parlando con voi, ci siete? Anastasia, sto parlando con voi, mi dovete ascoltare. Allora, io devo andare un attimo a cambiarmi perché devo fare ginnastica. Fate le brave perché sennò cadete e vi fate male, ok? Ok ragazzi, mi sono cambiata e adesso vado a vedere che cosa stanno facendo Vanessa e Ana... Dai. Ah! Bambine, la schiena. Dove, qua? Mi sono fatta malissimo. Niente, non riesco a muovermi. Mi dovete trascinare sul divano. Ma come trascinare? Ragazzi, mi sono fatta malissimo, sono caduta sull'ultimo gradino delle scale. Portala di là, portala dai piedi. Ma non peso così tanto, ragazzi, un attimo che devo cercare di organizzare il trasporto di mamma Romina sul divano perché mi sono spaccata la schiena e mi fa malissimo. Un secondo solo e arriviamo. Ragazzi, mi sono distrutta la schiena. E ti vado a prendere il ghiaccio? Non lo so se il ghiaccio può andare bene, però non gli ho detto né sì né no e sono già andate. Io non riesco più a camminare. Cosa devo fare adesso? Dovevamo uscire, dovevamo andare a fare la spesa. Dove siete? Mi hanno abbandonato, sono rimasta qui da sola. Preda al panico perché veramente ogni singolo movimento per me risulta difficile da fare. Eccomi, mamma, ho preso il ghiaccio. Grazie, solo che c'è un problema, Vanessa, che a me la schiena fa male di qua. E girati. Oh. Pianissimo. Ma mi sei sentito? Anche tu mi aiuti? Sì. No. Di qua devo girarmi. Piano. No. Ho veramente paura, eh. Ho veramente paura perché mi fa male la schiena. Aspetta. No. E se mi sono rotta la schiena, ragazzi, cosa devo fare? Mi fa malissimo. Mi manca persino il respiro. Di colpo? No, vabbè, il ghiaccio mettimelo sulla canottiera. Un'idea. Cosa fa? Aiuto. Vai, giù. No, piano. Giù. Ma giù dove? Ma no, al massimo. No, morirò oggi, lo so già che... No, che freddo, ma tu sei pazza! No. Ok. Piano. Senti, facciamo una cosa. Chiamiamo la dottoressa. E voi due mi state facendo più male che bene. L'hai trovato? Sì, allora, il numero era... Dottoressa. Sì, aspetta. Dottoressa, l'hai trovata? Aspettala. Cosa ci vuole cercare dottoressa? Ok. Ciao, dottoressa. Allora, praticamente c'è mia mamma, no? Dove è caduta dalle scale all'ultimo gradino e si è fatta male la schiena. Verso le... che ore sono? Sono le 4 meno 10. Dimmi di venire il prima possibile. Sono le 4 meno 10 e arrivi. Dimmi che non riesco a respirare. Non riesco a respirare tra 2 minuti. Devi essere già qui. Ok, dottoressa, ci vediamo dopo. Ciao. Cosa ha detto, Vane? Ha detto che sta arrivando subito immediatamente, no, a lei, le passerò. Meno... Eh? Che sta arrivando subito. Ah,
Meno male, Anastasio, mamma mia, si è fatto male. Dovevo andare a fare la spesina. Ma perché ridi? Io sto male. A few moments later. Avanti. Buongiorno. Ah, buongiorno. Scusate, ma il cane, a parte che è morto quel cane, ma poi chi vi ha detto che potevate venire col cane? Ma siete voi le dottoresse? Allora, io sono la dottoressa principale, lei è la mia assistente. Sì, e mi chiamo Giovanni. Come ti chiami? Giovanni. Sentite, mi è passato il mal di schiena, vi giuro. Penso che... No, mi è passato... Siamo venuti apposta. Siete venuti apposta perché... Scusate, credo ci sia un errore. Io non ho bisogno di dottoresse. No. Voi siete in due, ne cercavo. Ha chiamato subito, gli hanno detto 2 minuti e devi arrivare. E io sono arrivata. E sei arrivata. Vabbè. Hai detto che è mal di schiena, giusto? Allora controlliamo la bocca. Ma lei è normale? Ha studiato, ha veramente studiato per diventare dottoressa? Ovviamente, anche se ho rotto, dovevo aggiustare un dente, ne ho rotti 3. Ah, ecco, scommetto che lei ha strappato il dente sbagliato. Questa cosa? Taglia! Ah! Ok, perfetto. Cosa? I denti? Sì. Ah, scusate, io ho mal di schiena, però. Non so se me l'avevano spiegato. Oh, che figata, sarebbe cos'è? Ciao! Scusi lei! Hai i denti gialli? Non ho i denti gialli. Ma a me fa male la schiena, perché? Ma voi sapete cos'è una schiena? Ah, piano che mi fa male. La schiena, sì, io so cos'è la schiena. Cos'è la schiena? È questo. No, quello è il braccio. Brava, assistente della dottoressa ha indovinato cos'è la schiena. Allora, adesso zitta e schizzata lei. Secondo me dovrebbe andare in un manicomio invece di andare a casa della gente. Sì, è l'Italia. Adesso io dovrò girarmi pianissimo. Mi fa lei sembra tanto mia figlia che mi stava spruzzando. Vedi questi occhiali? Hanno la lente perfetta. Guardi, può anche toccare. Sono miei. Non hanno la lente. Ascoltatemi. Me l'hanno rotta. Adesso io da sola, perché da sola lo farò, mi girerò e voi mi dovrete assistere. Ok, vai. Pronto. Ok? Allora mi tenga questo piano. Aspetta prima che cade. Ma preferirei cadere che sentire questo dolore. Mi mettere bene che lo sento. Io che male. Fatto. Allora, ci serve il mattarello. Il mattarello serve per fare le pizze, ma visto il suo abbigliamento, secondo me lei stava cucinando prima di venire qua. Beh, sì. Pianissimo. Allora, Cosa sta facendo la assistente? Io so cosa fare. Assistente, passami quello che vuoi. Signora, aspetti un attimo. Allora, dammi questi. Allora, questo serve anche per la bocca, però non sempre per la bocca. E qui ti fa male? Sì. Ok, allora. Guarda. La torcia, signora, la torcia. Assistente. Non c'è, signora. Ah, sì, ecco. Tutto rosso. Dammi. C'ho io. Allora, vediamo un pochino. Oddio, è rossissima, signora. Come poteva cadere? Come ha fatto? Allora, puntura subito, Ani. Vai, puntura. Ah! Ok, pronta? Ma sei matta! Adesso, signora, il ghiaccio. Ghiaccio no, non voglio. Questo assistente squilibrata. Ok. Giusto, signora? Sì, credo di stare bene. Grazie. Potete andare. Forse vi dobbiamo tagliare la schiena. Sì, vero. Ma cosa mi dovete tagliare la schiena? Ma voi due da dove arrivate? Dall'Inghilterra. Ah, sì, dall'Inghilterra. La salita in Inghilterra, se è così siamo rovinati. Ok. Allora, signora, ci vuole il massaggio. Ecco, grazie. Quello sì, volentieri. Il massaggio. Questo massaggio è precisissimo, ok? Sì. Pronta? Sì. No. Guardi, penso di essermi ripresa. Credo di non avere più. Ti piacciono i pugni? Sì.
No, non mi piacciono i pugni. Signora. E tra un po' gliene arriva uno a lei di pugni. Signora, tieni, signora. Non ti fa. A cosa serve questo sciroppo? Non ti fa vomitare, certo. No, scusi, signora, guarda. Si fa così. Massaggio perfetto che anche voi potete fare a casa, ve lo giuro. Allora, questa qui dovete comprare nei negozi. Quanto sciroppo mi sta dando? Guardate. Che bello, sì, miam miam. Ma che spazio bello. Guardate. E questo qui, che come vedete è un medical molto preciso. È un precisino. Cosa fa, dottoressa aiutante? Mi sta tirando via i peli dalla schiena. Si deve mettere tutto. Praticamente se lo dovete fare a casa, che però non credo. Guarda, perché poi gliene do. Allora, vedi fino alla riga qui. Se lo deve mettere tutto nella schiena, ok? E poi qualcuno te lo massaggia, ok? Vieni, è freddissimo. Ok, perfetto, adesso cosa massaggio. Devo bere? Ma la sua aiutante continua a darmi cose da bere, ma no, signora, quelli sono per i denti. Adesso avrei i denti. Come li avrò i denti? Perché infatti noi abbiamo questi qua. Questo qua si chiama spazzolino elettronico. Questo Little Fork. Little Fork. Detto anche dentifricio. Sì, ma sono precisi per quello, perché sappiamo già che la mia assistente fa disastri tipo quello che ti ha appena fatto. E questo sappiamo già che lo fa, quindi questi sono lo spazzolino e il dentifricio più preziosi al mondo, che costano 100 euro al negozio. Ah sì, invece non è quindi lo questo dentifricio ti fa niente, i denti oro bellissimo, perché è oro anche grigio, un pezzo oro, un pezzo grigio. Vedi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buona bocchina, si è fatta. Aia, mi sta spaccando i denti. Adesso il mio cagnolino. Quindi io avrò i denti metà grigi e metà oro. Adesso il mio cagnolino ti leccherà sopra. Che schifo. Perché? È una terapia questa? È la vostra terapia personale? Il cane che... Cosa sta facendo questo cane? Quindi nella saliva del cane c'è un medicinale potente? Sì. Adesso va a portare ancora con questo dentifricio, basta! Che schifo, basta! Allora, il massaggio è stato meraviglioso. Il massaggio è stato meraviglioso. I miei denti tra poco diventeranno metà oro e metà grigi. Mi stai chiamando qualcuno? Il cane mi ha leccato la schiena. Io penso di essere completamente guarita. Sì, arrivo tra 10 minuti. Ecco, meno male. Hai male alle orecchie. Arriviamo subito, a dopo. Sì, dobbiamo andare, ciao. Allora, sentite, io vi ringrazio di questa prestazione. 20 euro, dopo glieli mando via bonifico, okay. Le faccio un bonifico. La sua assistente è già andata. La chiami, per favore, così concludiamo questo video disastroso. Assistente, scusi, pensavo fosse andata via. Può venire un attimo, gentilmente? Assistente, dobbiamo concludere il video. Allora, ragazzi, attivate i baffi. Giusto, così. Assistente, venga un secondo, perché la dottoressa vorrebbe attivare i baffi. E invece, se il video vi è piaciuto, ma... Attivate! Lo spazzolino. Sì, attiviamo anche lo spazzolino, quello sempre. Attiviamo sempre lo spazzolino. Adesso mi ricordo. Attivate la campanella. Lasciate un bel... Like. E iscrivetevi al canale che c'è giù in cortile. Ciao, il canale quello col fiume che passa. Ciao. Mi raccomando, ciao, ragazzi, se avete un male, un dolore, un qualsiasi cosa, chiamate noi! Non le chiamate mai! No, sì, ragazzi! Ok, ragazzi, questo
questo video è finito, speriamo vi sia piaciuto. La mia schiena è peggio di prima, perché noi dottoresse siamo bravissimi. Scusi lei, ma stava cucinando prima di venire a curarmi? No. Perché da quello che vedo ho un grembiule da cucina. No, comunque stavo dormendo. Ah, lei dorme col grembiule, sì, da cucina. Ovviamente. Ovviamente. Cioè, io invece ero con mio fidanzatino. Col tuo fidanzatino? Sì, se lo becco. Non sai come si chiama? Non vi siete ancora presentati? Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ma sei andata in bagno? Vabbè, è andata in bagno la mia assistente. Come è stata ad andare in bagno che dobbiamo salutare adesso? E oggi salutiamo Eva, Maddi, Lucrezia. Oi Lucrezia, ciao a tutti. Ciao. Devo andare. Meno male.